mezza, no? Però non vi siete portati niente, adesso vi gli amministratori locali che si impegnano per questa città ad inaugurare questa grande festa che durerà 12 giorni. Di solito voi sapete che noi la facciamo di 11 giorni, però quest'anno c'è una novità di cui siamo orgogliosi. Tutta la città di Collegno deve essere orgogliosa. Sto parlando del gruppo che si esibirà. È cresciuto qui su questo palco questo gruppo, si chiamano i Mons. L'applauso spontaneo significa che sono ben radicati in questa città, sono dei giovani che meritano, ci hanno tenuti attaccato per lungo tempo, lunghe settimane sul primo canale in televisione, non è semplice, e loro si sono battuti come si sono battuti altri gruppi, ma noi dobbiamo pensare al nostro, non è una questione di campanilismo. Noi siamo orgogliosi di questi ragazzi e siamo orgogliosi anche di ciò che fa la scuola di musica, l'Upstage, che l'ultima settimana di questa festa qua farà grandi cose. Ho chiamato il sindaco e l'assessore perché c'è una novità a cui l'associazione ha deciso di non essere estranea. Una novità molto seria, noi vi preghiamo tutte queste sere che venite di ritirare questo dépliant, questa brochure. In questa brochure ci sono tante cose, non c'è solo il programma, c'è un impegno grandissimo di molte aziende pubbliche e private di questa città e non solo, che sono impegnate sull'economia circolare. È una grande sfida, è una sfida grandissima. Voi dite, ma cosa c'entra, cosa può mai centrare? Noi dobbiamo cogliere l'occasione sempre dove si fa cultura, a fare ancora cultura, a promuovere ancora cultura. Allora cosa avverrà? Avverrà che nelle prossime sere, a partire da domani, il sindaco di questa città presenterà un'attrice di teatro 10 minuti prima che inizia tutti i concerti, insomma, e spiegherà questa attrice, comincerà a farlo il sindaco, perché per il sindaco è un impegno nei confronti dei cittadini, spiegherà sotto forma di favole l'economia circolare. Dopo questa roba qua, e qui ringrazio che c'è l'assessore alla cultura, poi coinvolgeremo anche l'assessore alla scuola, tutto ciò che sarà spiegato e detto in modo di favola diventerà un bando rivolto ai bambini delle elementari, specie ai bambini dell'asilo della nostra città e non solo della nostra città. Quindi la questione è importante, dobbiamo divertirci, dobbiamo fare cultura, ma dobbiamo dire anche quelli che sono i nostri impegni. Io lascio la parola all'assessore alla cultura, vi ringrazio di la prima serata, mai successa una partecipazione così, sicuramente è per i Mons. Però fate anche un applauso ai volontari di questa associazione che sul serio, e concludo, guardate, dal punto di vista burocratico per un'associazione è un, permettetemi, è un gran casino. Però abbiamo degli amministratori che ci aiutano, ci indirizzano, non sto facendo nessuna propaganda, Collegno è così per le associazioni e dobbiamo tenere stretta sta roba qua, è importante, va bene, ci permettono anche
di svolgere alcune attività, e concludo sul serio. La nuova legge ci ha fatto cambiare lo statuto, abbiamo depositato lo statuto, però l'ARCI ci ha detto: voi dovete dire le cose che fate. Io mi sono un po' rifiutato, perché ci sono delle cose che facciamo che sono le cose che facciamo tutti i giorni. Vi faccio solo una battuta: con la scusa di tenere la cucina sempre pulita, la sera qui non resta mai niente. Avete capito cosa facciamo? Bene, grazie a voi, noi continueremo a fare questo. La parola all'assessore Cavallone, che è un ragazzo che è cresciuto, io lo conosco da molto tempo. Grazie Pino, un applauso all'associazione di Vesti Ma Uguali, un grazie ai loro tanti volontari, a quelli che stanno servendo ai tavoli, quelli che stanno cucinando, perché vi posso assicurare che mettere in piedi una manifestazione di questo genere per 12 giorni è veramente una cosa estremamente difficile, estremamente complicata. Il comune cerca di dare loro una mano con tutti i permessi, facendo in modo che, come dire, siano manifestazioni che siano fortemente conosciute dalla città. E la cosa bella di questa manifestazione è che sostanzialmente è la manifestazione con cui è la prima manifestazione dopo le vacanze estive, dopo la pausa estiva, e Collegno si ritrova dopo appunto un'estate di vacanza, comunque un po' molto tranquilla, a ritrovarsi in piazza in un luogo così bello come il Parco della Certosa, come il Parco della Chiesa, in un luogo veramente costruito per stare insieme, per ascoltare bella musica, per poter mangiare e avere delle esperienze gastronomiche importanti, ed è veramente un modo bellissimo di stare insieme. La nostra città a settembre sarà veramente invasa di grandi eventi. Questo weekend c'è anche Stereotipi, un festival di musica giovanile alla Lavanderia Vapore, ma poi ci sarà Collegno in Bancarella, Filo Lungo Filo, insomma tantissime iniziative atte a far ripartire la città nelle attività culturali, nelle attività commerciali, nelle attività di aggregazione, per far stare insieme le persone che abitano questa città. È una cosa molto bella e molto importante, perché abbiamo visto negli ultimi anni quanto è stato difficile, quanto sono importanti queste manifestazioni, quanto è importante incontrarsi per strada, incontrarsi nelle piazze, scambiare due parole e sentirsi parte di una comunità. Quindi grazie all'associazione Diversi Ma Uguali, che con i valori della pace, della fratellanza tra i popoli, con i valori dello scoprire culture diverse, ci fa stare insieme, ci fa stare in pace e crea momenti così belli per la nostra città. Grazie, buona serata, buon concerto. La parola a Francesco Casciano. Io non posso far altro che ringraziarlo, perché tra i molti impegni lui è questa sera e si è impegnato per le prossime 4 serate. Credo che lo farà volentieri, perché è anche un suo compito e un suo dovere. Grazie, Francesco Casciano. Grazie Pino, questo applauso è per te, per la voglia di mettersi in gioco. Hai visto come ha risposto Collegno, ma non solo, perché qui questa sera ho salutato anche tante persone che vengono a Collegno per il Collegno Folk Festival. Quindi grazie per questo impegno, per la voglia di mettere in campo tantissimi ragazzi e ragazze, possiamo dirlo, di tutte le età, perché qui come vedete ci sono giovani volontari e giovani volontari da più tempo, però sono sempre giovani perché hanno voglia di coinvolgere, di dirci delle cose. Devo dire che quest'anno, quando le cose maturano come un festival bello come questo, si arricchisce di contenuti, ecco, quindi avere la possibilità per 4 sere di presentare un progetto che ha portato a 16 imprese del territorio quasi 5 milioni di euro di finanziamenti per studiare qui come utilizzare meglio i rifiuti che produciamo, perché questo progetto BioImproFortò vuole trasformare i rifiuti organici, ma anche i rifiuti che si producono dalla vita delle città, per esempio i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque. Noi apriamo il rubinetto di casa
Certo, l'acqua scorre, però poi bisogna depurarla, questa acqua fa dei fanghi, ebbene queste società stanno mettendo insieme un mix per fare appunto di trasformare questi elementi non in un problema, ma in energia pulita. Ecco, questo secondo me è il miglior esempio di dire come dobbiamo cambiare, perché noi dobbiamo cambiare i nostri modi di vita e lo facciamo anche partecipando a un festival come questo, comprendendo che tutte le nostre azioni umane devono essere prima di tutto rispettose delle persone. Ecco perché, per esempio, come avete sentito, l'associazione Diversi ma Uguale non butta via la roba che viene avanzata, ma la dà a delle persone che ne hanno bisogno. Quindi la prima cosa è la solidarietà e l'attenzione alle persone, la seconda cosa è l'attenzione e la sostenibilità ambientale, perché stiamo distruggendo il nostro pianeta, quindi dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti. Questo vuol dire far sì che la cultura popolare che ci ha portato e ha sviluppato la storia del nostro paese, che è un paese che sapete quanto ha condizionato la cultura mondiale, perché qui attraverso la Magna Grecia, i Romani, abbiamo sostanzialmente fatto la cultura mondiale che poi ha prodotto le bellissime bellezze italiane. Quest'anno regaliamo tutto questo alla regione Puglia e anche alla regione di Pino, quindi è un modo per incontrare la cultura e anche le istituzioni. Noi ci auguriamo, sapete che siamo in campagna elettorale, che Emiliano, qualche assessore o amministratore della Puglia possa raggiungerci, anche se è un periodo complicato, perché è veramente un gemellaggio importante. Ecco, abbiamo iniziato una serata strepitosa, io ho provato alcune specialità, sono buonissime, e sapevamo che era una serata importante perché è la serata dei Mons. Ecco, io ho avuto l'onore di seguirli a Roma e visto che hanno avuto anche il grande onore, perché sono una band importante, di partecipare al nostro festival più grande che si chiama Flowers, e quindi sul palco, sul grandissimo palco insieme a Eugenio Via di Gioia, bene, siccome Eugenio Via di Gioia sono gli ambasciatori di Torino, noi possiamo ancora una volta gridare e dire che i Mons sono gli ambasciatori di Collegno nel mondo. Quindi grazie ragazzi, continuate a farci sognare con la vostra musica e con la voglia di costruire appunto una comunità che sia intelligente, innovativa e che ci tenga insieme. Pochi minuti fa di fianco a me hanno mangiato una famiglia che ha detto: sindaco, noi siamo appena arrivati a Collegno, ci siamo trasferiti qui. Ebbene, io gli ho detto che noi non siamo la città migliore del Piemonte, perché una recente ricerca dell'Università Cattolica di Milano ha detto che ci sono più servizi in altre due città del Piemonte. Una è Biella, che è un capoluogo, giusto? E l'altra è Cuneo. Ecco, quindi Cuneo è solo pochi passi davanti a noi, con la metropolitana li becchiamo. E Biella, secondo me, se costruiremo attività culturali, servizi per i bambini, servizi per gli anziani, trasporti efficienti, e noi siamo ovviamente con la stazione, con la metropolitana e con tutti i pullman che afferiscono a Collegno, uno dei nodi principali di tutto il Piemonte, ecco, io penso che riusciremo anche a superare questi due capoluoghi. Ecco, quindi essere sindaco di una città che ha dei servizi paragonabili a un capoluogo è sicuramente un grande onore, ma l'onore più bello è quello di stare con voi e di dire viva il Fall Festival e viva le persone che hanno voglia di misurarsi e di essere solidali. Tanti auguri a tutti, viva il festival, viva! Ho dimenticato e chiedo scusa, quest'anno è ospite gradito l'associazione di Amnesty International, che è molto impegnata sui temi che voi conoscete. Qui c'è un banchetto, domani gli daremo la luce, ma vi garantisco che lavorano tantissimo sui temi della giustizia. Grazie a voi.